15 aprile 1895 l'unione nella cappella della curia vescovile di Tortona veniva ordinato sacerdote. Ripensando quel giorno, diversi anni più tardi, Don Orione stesso scriveva: allora chiesi la salvezza di tutte le anime e mi pare per la misericordia di Dio che la grazia sia stata fatta. Uniamoci come famiglia carismatica di San Luigi Orione, uniamoci nella preghiera delle lodi nell'ottava di Pasqua e in questa preghiera, con lo stesso ardore, con la stessa forza e fede di San Luigi Orione, chiediamo la salvezza di tutta l'umanità in questo tempo così difficile. Thank you.
il nostro Redentore è risorto dai morti. Cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodate e esaltate nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e lune, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rocciate, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rocciata e vigna, il Signore. Benedite cielo e freddo, il Signore. Benedite giacchi e nievi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove l'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele, il Signore. Lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite figli e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Isaia e Misaele, il Signore. Lodate a noi e santate noi i secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo e esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo. Degno di lode e di gloria nei secoli. Il nostro Redentore è risorto dai morti. Cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Il Signore è risorto, come aveva predetto. Alleluia. Thank you.
aveva predetto. Alleluia. Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Scriveva San Luigi Orione il 25 febbraio 1939. La perfetta letizia non può essere che nella perfetta dedizione di sé a Dio e agli uomini, a tutti gli uomini, ai più miseri come ai più fisicamente, moralmente deformi, ai più lontani, ai più colpevoli, ai più avversi. Poni, mio Signore, sulla bocca dell'inferno, perché io, per la misericordia tua, la chiuda. Che il mio segreto martirio per la salvezza delle anime, di tutte le anime, sia il mio paradiso e la suprema mia beatitudine. Amore alle anime, anime, anime. Scriverò la mia vita con le lacrime e col sangue. Thank you.
l'arroganza e l'orgoglio dei tuoi persecutori. Proteggi i poveri, liberi gli oppressi, concedi a tutti gli uomini la tua gioia pasquale. Signore Gesù, ti preghiamo per gli operatori sanitari e per tutti i malati. Sii tu loro sostegno e speranza in questo tempo di pandemia. Per la tua gloriosa risurrezione, salvaci, oh Signore. Signore Gesù, in comunione con la famiglia carismatica Oriolina, ti chiediamo di avere l'ardore e la carità di San Luigi Oreoli per la salvezza di tutte le anime. Per la tua gloriosa risurrezione, salvaci, oh Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Thank you.
Mm-hmm.